Bella raga, io sono Khaled e benvenuti su Raptop. Oggi parliamo di Fabri Fibra, un'icona del rap italiano che di recente ha espresso alcune opinioni piuttosto forti riguardo ai magazine hip hop su Instagram. Partiamo dalle parole di Fabri Fibra. In una recente intervista con Gianluca Gazzoli su Basement, Fabri ha criticato aspramente i magazine rap. Secondo lui, questi magazine si concentrano troppo sul gossip e sui risultati piuttosto che sul contenuto effettivo della musica. Ha lanciato una frecciatina pesante menzionando post come: chi si è vestito meglio questa settimana? In Italia questa cosa non c'è, ci sono mille pagine inutili di magazine, Tizio Magazine, Caio Magazine, Tutto Magazine, Rap Magazine, che però non dicono niente. È un peccato, perché di tutto quello che c'è da dire, è un peccato che il rap italiano spesso si riduca a un meme, o L'80% delle volte la classifica, chi streama di più, chi è lì, chi in una settimana, chi in un giorno fa risultati, come se lo scopo di tutto questo fossero i risultati. E questo se va bene, perché sennò ti fanno contenuti tipo chi è il rapper che si veste meglio in questa settimana. Tu probabilmente. Le sue parole non sono passate inosservate. Sui social i commenti sono impazziti, con anche altri rapper che hanno voluto esprimere la loro opinione. Ad esempio, Artify ha dichiarato: gli artisti hanno avuto 20 anni per occuparsi del rap in questo paese. Se le cose sono cambiate in peggio, è solo perché chi ha portato la cultura in Italia ha sempre preferito arricchirsi sull'ignoranza del pubblico, piuttosto che effettivamente fare cultura e informazione. È sicuramente interessante notare come Fabri Fibra abbia deciso di esprimere la sua critica in un'intervista, specialmente considerando che poi ci si aspetta che questa intervista venga riportata dai magazine che tanto critica all'interno dei video. In conclusione, Fabri Fibra è noto per essere diretto e sincero, anche quando si tratta di criticare il proprio ambiente. Questa volta ha preso di mira magazine rap su Instagram, sollevando un dibattito interessante sulla direzione che sta prendendo la copertura mediatica nell'hip hop italiano. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere altri aggiornamenti. Grazie per essere qui su Raptop. Ci vediamo al prossimo video. In Italia vanno in cerca del mandingo, se grida troppo da uno schiaffo educativo. Quando non lo sanno fare possono solo copiarmi.